Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video dei miei preferiti del 2015. Ho qua un cesto pieno di roba dove non ci sono le palette e inizierei subito, anche perché sennò casca il mondo. Vado random, anzi facciamo così, inizio dalle palette, perché è meglio. Allora, ho dimenticato una cosa. Ok, rieccomi. Allora, per quanto riguarda palette, proprio palette grosse, poi farò vedere magari degli ombretti, non mi ricordo se ne ho messi dentro. Comunque, palette, sicuramente tra le mie preferite vanno di questo 2015 la Naked Basic 1. Io ho tutte e due le Naked, però sto cercando di utilizzare di più la 1 perché l'ho avuta prima, giustamente. Non c'è molto da dire su queste palette, ormai sono famosissime, però mi piace tantissimo perché è molto versatile, nel senso che potete fare ricreare tranquillamente un look da giorno, sia un look da sera. Io principalmente non la uso per ricreare un look completo, però uso tantissimo il colore Venus, che è questo qua chiaro luminoso, tantissimo Naked 2 e Faint che vado nella piega, oppure questi colori per uniformare. Diciamo che la unisco sempre ad altri ombretti. Questa c'è sempre per la piega, per illuminare c'è sempre. Poi a livello di palette, io vi faccio vedere questa, ma non è tanto le palette quanto gli ombretti. Sono infinite le shadow di Kiko, che comunque adesso vi faccio vedere questi, ok? Però a livello di tutti, ne ho dati tanti perché ho anche quella da 24 piena. E niente, mi piacciono molto e sono secondo me degli ombretti molto validi. Non ho capito se rileveranno la produzione o no, però spero di no, ecco. Come altre palette vi nomino senz'altro, vabbè, le Naked, qua cadiamo un po' nello squalido, nel senso perché è ovvio. La Naked 1 perché da sempre sarà sempre, continuerà a essere la mia preferita. Ho usato anche la chocolate bar e tutto, però quelle che mi ritrovo a usare quando cerco qualcosa sono sempre loro, no? La Naked 1, famosissima, super affidabile, la adoro e niente di più, colori caldi e nude. Le mie palette le vedete sempre molto pulite, a parte quella di Kiko che è terribilmente polverosa perché, non so, ci tengo particolarmente, anche perché mi fa un po' schifo vedere tutto impolverate, quindi ogni tanto finito le pulisco. E poi la Naked 3 che ho usato particolarmente e quindi niente, la devo nominare. La Naked 3, lo sapete, ha colori nude però sulle tonalità del rosa. Mi piacciono tantissimi i colori luminosi come Dust, Trick e anche Strange che è matte però. Dust è questo, i miei capelli no, questo. Poi abbiamo Trick, questo qua, quest'oro ramato molto bello. Insomma, le Naked sono delle conferme, ragazze, per tutti gli anni a venire. Però ecco, è giusto che ve li nomino perché sono tra quelle che ho utilizzato comunque di più quest'anno. Per quanto riguarda Terra Contouring, vi nomino un prodotto che è quello che ho utilizzato senz'altro di più. Da poco mi è arrivata la palette NYX e quant'altro, ma quella è già 2016, quindi niente. Questa qua di Kiko, di questa collezione qua, la Beach Babe, è una terra molto grande, sì, però ha una tonalità abbastanza fredda. Mi piace tantissimo per andare a fare un contouring, soprattutto se già me guardate, io ho abbastanza definito qua, sembra che ho già quasi un po' di terra, in realtà è definito di suo, quindi io non vado altro che a scavare ancora un po' di più e a definire di più i contorni del viso. Ovviamente su di me io vado semplicemente qua, un po' qua, ma neanche tanto perché non ne ho bisogno per la mia tipologia di viso, però l'adoro, mi è piaciuta tantissimo. Io sono dell'opinione che Kiko dà il meglio di sé nelle condizioni limitate, però vabbè, smentitemi voi se non è vero, scusatemi la voce ma sono appena tornata al lavoro, tra l'altro. Per quanto riguarda invece gli illuminanti, ve ne nomino ben tre. Io vado random, ragazze, quello che mi capita tra le mani, dico. E sono questo qua di Wycon, il numero 1, è un all-over, ok? Che secondo me è molto simile al Soft and Gentle di MAC, ok? Vi faccio vedere il Soft and Gentle, che è il secondo preferito. Cioè, non hanno una gradazione di preferiti, però il primo sicuramente è lui. Poi c'è il Soft and Gentle e poi c'è lui. Adesso vi faccio vedere.
Cioè, vedete che sono molto simili, ok? Questa ha qualche venatura più in oro, questa qua un po' più bronzo. Però sono entrambi degli illuminanti molto belli. Questo per essere un illuminante Wacom, voglio dire, molto bello e mi piace perché non è troppo, troppo. È qua. Vedete? Guardate qua che luminoso. Poi abbiamo il Soft and Gentle, che vabbè è strafamoso di MAC, che è questo qui, che si vede già di più, vedete? La differenza, questo è molto più per tutti i giorni, questo è molto più acceso, questo qua lo uso più per occasioni speciali e questo è quando voglio brillare di luce proprio. Ovviamente questo di The Balm è il Mary Lou e questa è luce pura, è oro colato, cioè guardate la differenza con il Soft and Gentle. Ok, questo è il Mary Lou e questo è il Soft and Gentle, cioè ragazze, parliamone. Quindi questi sono i miei illuminanti preferiti del 2015. Poi, per quanto riguarda ciprie, ne ho tre. Allora, ho questo qua di Kiko, scusatemi, che è il Soft Focus Compact, che in realtà è un fondotinta, però io utilizzo come Soft Focus Compact di Kiko, che questo qua in realtà è un fondotinta appunto, ma che io utilizzo come cipria quando uso quei fondi poco coprenti. Come vedete c'è già un bel bucozzo e devo dire che mi piace tantissimo perché va a darmi più coprenza magari sulle BB cream, quelle cose lì. Poi sicuramente la Prime and Poreless di Too Faced, perché è adorabile, cioè veramente fantastica. Come vi fa questa grana della pelle è allucinante, la durata che dà al trucco è sensazionale. È una cipria, io ce l'ho nel formato in polvere libera, ok, e l'adoro, cioè c'è poco da dire, vi lascia la pelle di porcellana quasi. Questa polvere è talmente fine che non va a far strato, è veramente veramente bella. E poi c'è anche la BB di L'Oreal, la Nude Magique, che in realtà penso sia proprio una BB cream barra fondotinta, ma che io utilizzo sempre come cipria al di sopra di fondotinta. Questo normalmente perché va a dare un po' più di coprenza, ma neanche tanta. Ovviamente è molto chiara perché io sono latticino, cioè adesso io sono struccata per dirvi, quindi vedete come sono chiara. Sì che c'è la luce, però sono chiara comunque. Poi, come blush ve ne nomino solo due perché mi sono fissata con questi due blush, nel senso che il blush che utilizzo quando per occasioni importanti, insomma, che mi piace un botto e soprattutto che ho utilizzato tanto nel periodo estivo è il Lotte Mama di The Balm, perché è un blush sensazionale ed è troppo figo e non si può non nominare e lo adoro, lo adoro, lo adoro, è il mio must have e penso che lo sarà per sempre. Invece, blush per tutti i giorni ho sempre utilizzato questo della Elf, essenzialmente perché lo voglio terminare. Vedete che c'è un bel bucozzo, mi piace, non è che non mi piace, però lo voglio terminare, quindi da circa 5 mesi ci sto dietro come una ossessa, però per tutti i giorni io non mi trucco spesso, per quello non è ancora finito. Poi, fondotinta. Ve ne faccio vedere 3/4, perché uno alla fine è un fondo. Faccio vedere questo. Questo qua è il fondo dell'Avon estivo. E praticamente l'ho usato appunto in estate. Questo qua è il Calming Effect. E niente, è un fondotinta normalissimo. Basta media coprenza, però per me andava bene perché io non ho bisogno di molta coprenza, non ho molti difetti, quindi poi con l'abbronzatura non ho neanche bisogno di mettermi niente, giusto la sera lo mettevo. E devo dire che mi ci trovo bene, non mi va a seccare la pelle, mi tiene opacizzata, è buono, molto buono. Invece come fondi vi parlo di questa BB cream della Garnier che io adoro. Io vi dirò, sono sincera, l'effetto che mi fa questa BB cream sulla pelle non me lo fa nessun effetto, nessun fondotinta. Cioè, io sembra che ho la pelle di porcellana pura, ma una porcellana finissima e bellissima che non so spiegarvi veramente. E me la fa questa BB cream, è finita, sono disperata. L'ho usata giusto ieri, l'ultima volta. Però c'è un'altra confezione, mi sa che la inizierò. La adoro e quando non sapevo cosa mettermi andavo su questa, perché comunque ha una buona durata su di me.
scusatemi, singhiozzo, ho appena mangiato. Hanno un'ottima durata su di me, quindi non posso che promuoverla. Come due fondi abbiamo il Made to Last di Pupa, comprato quest'anno e scoperta innovazione della mia vita perché lo adoro. È un fondotinta tenuta estrema, comfort assoluto, è vero, non va a seccarmi la pelle particolarmente, va detto che io in inverno soffro di pellicine sul naso e pellicine sulla fronte, però se vado a idratare bene la pelle, a fare un buono scrub e poi idratarla, questo non mi dà alcun problema. Può essere che sia particolarmente secca, va a evidenziarmi un attimino le pellicine sul naso, però non più di tanto. Io lo adoro, a differenza del... Like a Doll, perché quello là è troppo secco, lo devo usare in primavera barra estate. E poi ovviamente, come non menzionare il Face and Body di MAC, io questo qua piccolino ma non cambia niente, è un fondotinta a base d'acqua che tutti conoscerete, uno tra i più famosi, uguali e simile lo fa anche Makeup Forever. Infatti penso che il prossimo che acquisterò sarà quello di Makeup Forever, perché comunque ho lo sconto e voglio provarlo. È un fondo favoloso, ha una coprenza leggera però stratificabile. Sembra di non averlo sul viso, dura tutto il santissimo giorno ed è, dà un effetto bellissimo alla pelle, devo essere davvero davvero sincera. Dopodiché andiamo ai correttori. Sono tre i correttori che vi vado a nominare, perché sono quelli che hanno caratterizzato questo mio anno. Il primo è l'Erase Base di Too Faced, di Benefit, scusatemi. Ed è questo rampottino nella colorazione media, praticamente, vedete che c'è già bello scavato, io vado e lo metto soltanto qua, in questa zona qui, proprio dove c'è bisogno di un colore più aranciato e dove posso permettermi di mettere un correttore un attimino più pastoso rispetto a questa zona qua, dove ho le pieghette, e qualsiasi, credetemi, qualsiasi correttore mi va nelle pieghette a me, ma non perché non è buono il correttore, ma perché ho le pieghette molto molto marcate qui e ci va qualsiasi cosa. E in combo con quello ho utilizzato questo qua di Bottega Verde, che è il correttore viso anti-età, antiossidante, illuminante, con cellule seminali, vegetali, di mela, di vitamina C. Ne aveva parlato tantissimo bene Eleonora Manni, mi era capitato di trovarlo scontato da Bottega Verde, l'ho voluto prendere, questo è l'applicatore, e questo qua sostanzialmente poi lo vado a stendere da qua in poi e un pochino sulla palpebra, e mi piace tantissimo. Invece, per andare a correggere eventuali rossori o eventuali brufoli o questa parte del naso che avevo particolarmente rossa, ho sempre usato questo qua di ELF, perché trovo che abbia una buona... Maximus Coverage Concealer Oil Free, perché trovo che abbia una buona coprenza e poi comunque lo devo finire, quindi è interminabile questo prodotto, però è ottimo, veramente ottimo. Per quanto riguarda basi, vi nomino soltanto questo, il Pore Professional di Too Faced, perché ho usato... Perché dico Too Faced? Perché confondo la Benefit con la Too Faced? Non lo so. C'ho Too Faced in mente continuamente perché c'è la palette lì, mi giro e la vedo, quindi dico Too Faced. E questo è il formato, quello proprio grande grande, è da 44 ml e vabbè, tutti ne parlano divinamente. Mi piace perché mi piace tantissimo, però diciamo che forse... C'è scritto che è oil free, però non mi tiene tanto sul naso, ecco, perché comunque il mio naso, non so, tende a mangiarsi un po' il fondotinta e sto cercando ancora quel primer che mi aiuti a non fare questa cosa. Quindi se avete qualche consiglio su un primer che mi aiuti a controllare l'eccesso di sebo nella zona del naso e che quindi non mi vada a mangiare il fondotinta, consigliatemelo qua sotto. Comunque il Pore Professional è comunque buonissimo perché... In tutto il resto del viso mi faceva trovare il trucco un'eternità. Ovvio, non è che dopo mezz'ora si mangia il trucco al naso, ci vogliono 3 o 4 ore, però dopo inizia. Poi, per quanto riguarda occhi, ombretti in crema, ve ne nomino 3. Due sono i... questi qua di Kiko. I cream shadow, scusatemi. Allora, questo è il numero 01, cream crush, scusate, ed è questo color champagne luminoso. Allora, perché questi colori? Perché io quando non ho voglia di truccare, nel senso ho poco tempo e voglio giusto sembrare una persona presentabile, vado a dare questi in crema.
via, esco. Mascara e esco. Il secondo è questo qua, che è lo 05, che è bellissimo, va bene anche per la sera con un trucco un po' più complicato. Ha un color tortora taupe che va un po' sull'argento ed è luminosissimo e lo adoro veramente. Questo è senz'altro il mio preferito. E poi per tutti i giorni il Soft Ochre di MAC, il Paint Pot, che vado ad utilizzare proprio come base occhi, che sono in crisi perché comunque è morbido, però si sta staccando dai bordi sto cornutazzo, quindi non vorrei che mi facesse qualche scherzo profumatissimo. E niente, lo vado a usare proprio come base sull'occhio per uniformare la palpebra in questa maniera, così vedete che si vede. Però se voi adesso contate che non ho niente sotto, lo andate a sfumare, vi uniforma la palpebra, vedete, rispetto a questa. E lo uso proprio come base ombretto, per farmi durare gli ombretti di più, anche se devo dire che a me gli ombretti durano, anche io spesso e volentieri non metto la base, però a me gli ombretti durano da Dio. Poi, per quanto riguarda matite occhi, ne nomino solo una, perché è quella che ho usato di più. No, scherzavo. Aspettate. Due sono. Adesso mi ricordo le cose man mano perché era aperta questa palette. Non c'è la matita. E dov'è la matita? Vabbè, ve la nomino. Era la Perversion di Urban Decay, che deve essere in qualche contenitore. Ma... Ah, ecco qua, che stupida è caduta. Ok. Che imbecille, mi sono dimenticata un'altra cosa, ma ve ne faccio vedere giusto una. Allora, la Perversion di Urban Decay, nero intenso, nero fantastico, dura tutto il giorno, favolosa. E anche sempre nera, la Master Drama di Maybelline, perché comunque andavo a usare anche questa qui e non mi dà nessun problema. Io li metto nella rima interna dell'occhio, mi durano tutto il giorno, sono favolose. Per quanto riguarda gli ombretti, la palette prima, vi faccio vedere anche gli ombretti Nabla. Dovete capire che ho lavorato tutta la mattina, sono stanca. E sono questi. Cioè, io adesso ve ne faccio vedere giusto qualcuno, però intendo proprio categoria ombretti Nabla. Adoro, adoro, adoro fantasticamente. Mi piacciono tantissimo. Sono degli ombretti luminosi, fantastici, colori diversi che comunque durano tutto il giorno. Non lo so, cioè ogni volta che mi trucco con un ombretto Nabla qualcuno mi chiede da dove ho preso, cioè di che ombretto è, perché gli piace, cioè quindi proprio top. Poi siamo quasi per finire. Allora, per quanto riguarda ancora occhi, allora vi posso dire come eyeliner questo qui di Essence Waterproof, perché a parte quando non uso quello in penna, però vado sempre a dare questo qua sopra in modo che mi duri di più l'eyeliner, ed è questo qua che ha. Io c'ho sia quello col pennellino in feltro che questo qua, però preferisco molto di più questo, anche se non mi dà problemi anche l'altro. Però insomma, questo qua è quello che ho utilizzato di più, a parte qualche volta gli eyeliner in glitter, però questo c'è sempre. Questo è uno a onor di categoria, nel senso che è uno, ma sta a indicare tutti i Jumbo Pencil di, stavo dicendo di NYX, i Long Lasting di Kiko. Questo è uno, ma perché potrei prenderne altri 10 qua dentro, sono qua, ne ho altri 3, cioè, però di là ne ho altri 10, però li adoro. Ottimi come base, vi durano tutto il giorno, mi piace metterli anche nella rima interna dell'occhio. A me durano tutto il giorno anche nella rima interna dell'occhio, li adoro follemente e forse per me li avrei tutti. Quindi questi. Poi, per le sopracciglia vi nomino solo questo prodotto, perché il Make Me Brow di Essence, perché trovo che sia favoloso. Nel senso, è sì un gel che fissa le sopracciglia, ma va anche a colorarle e a infoltirle, almeno la colorazione più scura, e è un salvavita per me perché non ho quasi mai voglia di farmi le sopracciglia, non che io le abbia poco definite, cioè che spellate, stavo dicendo, volevo dire. E questo qui giusto va a dare quel tocco che mi mette a posto le sopracciglia, mi piace. Certo, non sono perfette, però se voglio perfette mi vado a mettere il gel brow di MAC, che non mi ricordo neanche dove ho messo, eccolo qua.
il Tribunette Fluid Brown Gel di MAC, che presi da MAC tempo fa, però insomma, per tutti i giorni assolutamente questo. Mascara ve ne nomino tre. Allora, senz'altro i Better Than Sex di Too Faced, che ha caratterizzato tutta la mia estate, perché l'ho iniziato quando sono andata in vacanza e basta, non l'ho più abbandonato. E lo adoro, questo è una mini taglia, ancora non è finito ed è fantastico, vi fa delle ciglia spettacolari. Poi il Pupavamp, che ho iniziato quest'anno e devo dire che capisco perché tante ragazze dicono che è fantastico. Sì, non trovo che faccia delle ciglia eccezionalmente eccezionali, ma le fa belle, cioè poi io... Va detto che io ho delle ciglia non molto lunghe, cioè sono lunghe ma vanno verso il basso, però non sono molto folte, quindi quelle che me le fa meglio sono il Better Than Sex, però questo qua mi piace tanto lo stesso, e questo, e le ciglia farfalla di L'Oreal, che non abbandonerò mai perché mi fa delle ciglia bellissime, lo adoro, le separa bene, le allunga, le infoltisce, cioè mi piace tantissimo, davvero. Poi arriviamo al reparto labbra, dopodiché fine. Come base labbra, questa qua è la Too Faced Lip Insurance. Ero indecisa all'inizio se comprare il Prep and Prime di MAC o questa, però mi sono affidata a Passion Makeup. Ciao Alessia, non vedremo questo video comunque. Ciao, sei adorabile. E lei consiglia più questa, anche perché a parità di prezzo questa è anche molto più prodotto. E quindi ho preso questa qua, è fatta tipo gloss ed è favolosa, ragazze. Cioè, vi fa durare i rossetti tantissimo. Da quando ce l'ho non smetto mai di usarla e lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Per quanto riguarda le matite, ve ne nomino due. Senz'altro questa trasparente di Essence, però ce l'ho anche di Kiko. In generale, le matite trasparenti, ok? Perché non ho voglia di andare a cercare la matita per il colore giusto, quindi me le contorno con queste e sto radio. Tranne se vado ad usare un rossetto rosso o appunto rossetti tipo di questo colore. Questa è la matita, la Ultra Glimmer Stick di Avon. È una colorazione scura, ma è una matita che rappresenta la categoria, cioè tutte quelle di Avon mi piacciono moltissimo perché hanno appunto la punta retraibile e tutto quanto, e sono molto, sono dure il giusto e ti fanno durare molto di più il rossetto. Rossetti, ne ho 4 perché sono, poi è stato per me 2 stanno, diciamo che tutti rappresentano la propria categoria, mettiamola così. Allora, Avon Bold di Avon, i Bold di Avon, io ne ho preso uno a caso, però questo a caso che ho preso ha definito tantissimo il mio 2015, che è l'iDef Plum di Avon, appunto. Sono dei colori bellissimi questi Bold, sono dei colori pieni e satinati, non matte, ma quasi matte, e durano veramente tanto. Poi hanno un profumo adorabile, cioè veramente li adoro i Bold. È una di quelle linee che mi piace tantissimo, insieme alle Extra Lasting, che sono dei rossetti appunto studiati per la lunga tenuta. Questo qua è dell'Eternal Flame, però anche questo sta a rappresentare tutta la categoria Extra Lasting di Avon. Questi qua, questi hanno un profumo che, Dio mio, e sono dei rossetti anche questi abbastanza sheer, ma che poi vanno un po' a mattificarsi sulle labbra, e questi qua durano tanto tanto tanto, appunto perché sono extra lasting e mi piacciono tantissimo perché non mi vanno a seccare particolarmente le labbra, quindi mi trovo veramente bene. Ultimi due rossetti che vi faccio vedere sono di MAC, però tutti i rossetti MAC, ragazze. Però questi due, da quando li ho comprati, li ho usati particolarmente. Sto parlando di un satin e un matte. Il satin è Emerald, che è questo rossetto qua, sempre consigliato da Passion Makeup 89, che è un rossetto molto bello, secondo me è portabilissimo per qualsiasi tipo di carnagione, ed è questo. È un nude mattonato con all'interno, secondo me, un po' di malva, davvero vero bello, vero vero bello. E l'altro invece è di 4danger, uscito con la nuova collezione, la collezione autunnale, insomma, sarà uscito ottobre, con i matte. Adorabile, lo adoro, perché questo è un rosso mattone, berry, boh, non lo so, però è bellissimo. Questo qua. Lì, adoro. E niente, ragazze, questi erano tutti i miei preferiti del 2015, top del 2015.
tante cose vi ho fatto vedere che stanno a rappresentare l'intera categoria, perché comunque ne ho usati di tutti, però non è che potevo farveli vedere giustamente tutti. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e alla prossima, ciao bellezze!